E siamo tornati a parlare di notizie, anche oggi tanti temi da approfondire. Partiamo subito dai tecnici. Nonostante la stagione sia praticamente finita, comunque diverse squadre in giro per l'Italia e non solo hanno cambiato la guida tecnica, a partire dal Modena, che dopo gli ultimi risultati assolutamente negativi, squadra partita molto bene nella prima parte di stagione. Poi ha avuto un calo verticale e adesso rischia veramente tanto. È vero che con 40 punti a 4 gare dal termine è, diciamo, tranquilla, però ecco, non può dirsi totalmente tale, perché se continua con questo tipo di periodo di forma si fa sempre più difficile. È arrivato così l'esonero di Mister Bianco, che come detto ha condotto comunque un ottimo lavoro fino a quando poi è stato esonerato, al suo posto contrattualizzato fino al 2025 Mister Bisoli, che ha fatto molto bene in Serie B, in particolare al Südtirol, che potrà ripartire da una piazza comunque importante come Modena, con l'obiettivo di fare quei 2-3 punti che serviranno per evitare il playout e poi programma la prossima stagione per cercare di raggiungere una salvezza più tranquilla. È un obiettivo che diciamo riguarda anche il Bari. Bari, altra realtà in enorme difficoltà. Ecco, qui diciamo che la salvezza non è così scontata, piena zona playout e con un Ascoli che comunque è lì 2 punti dietro, rischia anche la retrocessione diretta, visti gli ultimi risultati. Si era partiti con Mignani, poi diversi cambi fino all'esonero ora di mister Iachini, esonerato ufficialmente negli ultimi giorni. Risultati sicuramente non soddisfacenti e la società ha optato per una soluzione interna fondamentalmente, promuovendo mister Giampaolo che sta guidando, che anzi ha guidato la Primavera fino a qualche giorno fa. Avrà comunque il compito gravoso di portare a termine questa stagione, anche perché non c'era modo di richiamare Mignani, visto che ho già un'altra panchina a Palermo e comunque altri allenatori sotto contratto non ce n'erano. Avrebbe dovuto mettere sotto contratto un altro tecnico a praticamente un mese dalla fine della stagione, non aveva molto senso. E quindi soluzione interna, vi ricordo anche che la Primavera va nelle mani di Mister Lanera, che guiderà quindi la squadra in queste ultime giornate. Bari, che in Primavera 2, se non erro, si ritrova comunque a metà classifica. Adesso ve lo vado a dire anche con maggiore certezza, però ecco, serviva dare una scossa e credo che l'obiettivo fosse quello. Sì, Bari nella parte destra di classifica abbastanza tranquillo in Primavera 2. Si separa Fernando Santos dal Beşiktaş, tecnico che dopo la separazione con il Portogallo sta vivendo momenti di carriera non del tutto straordinari, con esperienze poco durature come quella turca con il Beşiktaş, squadra importante che però non sta sicuramente soddisfacendo, quarto in classifica, le prime due Galatasaray e Fenerbahce lontanissime, l'Europa raggiungibile però Europa minore. È arrivato quindi questo esonero e vedremo a questo punto come andrà avanti anche la parentesi Beşiktaş. Rinnova invece Mendilibar con l'Olympiakos, un rinnovo importante per un tecnico che era arrivato in corsa. Vi ricordo, Mendilibar ha vinto l'Europa League l'anno scorso con il Siviglia ai danni della Roma, come ben ci ricordiamo. Quest'anno era partito poi con il Siviglia, ma è stato esonerato. Anche a Siviglia stanno vivendo una stagione non straordinaria. L'Olympiakos, nonostante comunque non sia primo, perché primo attualmente c'è l'AEK, e l'Olympiakos peraltro ha diversi punti di svantaggio rispetto all'AEK stesso, però la società ha voluto dare fiducia a Mendilibar e quindi, come detto, è arrivato questo importante rinnovo. Dall'altro vi ricordo per un Olympiakos che a livello giovanile sta facendo molto bene con la finale della Youth League guadagnata. Sto registrando prima
della finale, quindi non so se avrà vinto contro il Milan, onestamente spero di no, però vedremo poi che cosa dirà anche quella partita. Il rinnovo è fino al 2025, credo, perché il contratto dovrebbe essere fino al 2025, ma non è stato ben definito. Andiamo a questo punto in casa Potenza perché è accaduto un po' un putiferio. Il presidente Macchia, dopo gli ultimi risultati, ha deciso di sollevare dall'incarico il direttore sportivo Varrà e mister Marchionni, quindi due figure portanti di questa stagione, sono state fatte fuori. Un Potenza che ancora a una giornata dal termine non può dirsi salvo, perché ha solo un punto sopra la zona playout occupata dalla Turris, e quindi assolutamente la salvezza non può essere definita come tale. Tra l'altro, a pari punti con il Catania. E a questo punto è mister De Giorgio che dovrà chiudere comunque la stagione. De Giorgio che, se non erro, ha guidato il Potenza anche in una o due partite durante quest'annata, tra vari tecnici che si sono avvicendati. Lui comunque ha già avuto qualche possibilità sulla panchina della prima squadra, adesso avrà proprio queste ultime gare che mancano all'appello per poter anche eventualmente conquistarsi, chissà, il posto in futuro, anche se non sarà così scontato. Mister Guillermo Abascal, ex Ascoli peraltro, e di lui tra l'altro si parlava benissimo, mi ricordo benissimo Cellino che disse che Abascal sarebbe arrivato chissà dove, esonerato da parte dello Spartak di Mosca in un campionato russo dove ci si gioca poco perché l'Europa non è centrabile. Vi ricordo che la Russia ancora è fuori da qualsiasi tipo di competizione internazionale, però ecco, si giocano quantomeno il campionato. Come di consueto poi ci sono sempre le solite, lo Zenit, il Krasnodar, lo Spartak è abbastanza lontano dalla vetta. Ultimi risultati non soddisfacenti, è arrivato questo licenziamento per un tecnico ex Ascoli, ex Brescia, e tra l'altro ancora in corsa per le semifinali di Coppa, ma società che comunque ha voluto esonerarlo. Detto ciò, andiamo in casa Rapid Bucarest. Ecco, in Romania ci sono sempre delle notizie interessanti a livello di panchine, perché è arrivata la separazione con mister Bergodi, Rapid Bucarest, che ha obiettivi e ambizioni importanti. Sono attualmente quinti nella fase playoff, con i primi posti abbastanza lontani. Sicuramente dopo queste ultime sconfitte consecutive la società ha deciso di cambiare, di dare una scossa, e quindi è arrivato l'esonero di mister Bergodi. Vedremo come andrà avanti la situazione per un Rapid comunque in dirittura d'arrivo, perché la stagione ormai è praticamente chiusa. Ora, tre società hanno formato, grazie a due tecnici, un triangolo della muerte, perché l'Aberdeen ha annunciato il nuovo tecnico che si trasferirà a giugno in Scozia, ovvero Jimmy Tellin, tecnico che, vi ricordo, lascerà l'Elfsborg, società svedese, campionato in Svezia appena iniziato. Aberdeen, che quindi lo mette sotto contratto per ripartire. Vi ricordo, quest'anno l'Aberdeen, dopo aver centrato l'anno scorso l'Europa, quest'anno è arrivato, se non erro, quart'ultimo o quint'ultimo in campionato nella stagione regolare, dovendo così fare i play-out, e una classifica e stagione da buttare praticamente. Quindi è arrivata questo annuncio con, come detto, mister Tellin, che arriverà solamente a giugno, e nel frattempo chiuderà la stagione ad interim Peter Leven, che comunque ha, diciamo, svolto il ruolo di vice allenatore negli ultimi tempi, conosce bene l'ambiente e quindi chiuderà semplicemente quest'annata, sicuramente deludente. E si ripartirà quindi con una scommessa che arriva dalla Svezia e un Elfsborg che ha prelevato il proprio tecnico, il proprio nuovo tecnico,
dall'Aalborg, dalla Danimarca, ovvero Oscar Hiljemark, ex centrocampista del Palermo, che guiderà così l'Elfsborg in questa stagione. Vi ricordo che l'Aalborg sta facendo comunque un buon campionato in terra danese, in seconda divisione, comunque primissimi posti della classifica. Se non ricordo male, dovrebbe essere primo, ecco, mi ricordavo bene, primo, con il Sonderischi appena dietro, quindi entrambi vicinissimi alla promozione in massima divisione danese, quindi ottimo lavoro per Hiljemark, che è un tecnico comunque giovanissimo e che torna in patria, lo fa e lo farà per guidare per l'appunto l'Elfsborg dal primo di luglio, quindi chiuderà la stagione e poi andrà in Svezia. Rege Kampf è stato esonerato dall'Al Tae, squadra del campionato arabo, penultima in classifica, una salvezza difficilissima da raggiungere e, visti i recenti risultati poco soddisfacenti, la società ha optato per questa separazione. Al suo posto viene messo sotto contratto un tecnico uruguaiano, tra le altre comunque ex Peñarol, che ha abbastanza esperienza a livello, diciamo, di squadre, in particolare americane, quindi interessante vederlo all'opera in Arabia. Tra l'altro ha firmato il contratto proprio negli ultimi giorni e in realtà la durata non è stata annunciata, però credo comunque per questa stagione e chissà magari anche la prossima, dovesse essere poi Serie B, volta a voler tornare fin da subito in massima divisione, tra le altre anche ex Danubio, Barcellona SC, quindi molta della sua carriera l'ha svolta in Sud America, a parte una breve esperienza di praticamente 6 mesi all'Al Ettifak proprio in Arabia. Parlando di tecnici, il Salisburgo ha esonerato Struber, tecnico che era arrivato al posto di Yaisle, che vi ricordo è proprio in Arabia attualmente, e dopo una stagione comunque un po' sottotono da parte del Salisburgo, sottotono sempre considerando poi, diciamo, che resta sempre lì in vetta e ha più 4, anzi è a pari punti con lo Sturm Graz nella pool playoff, quindi quest'anno rischia di non vincere il campionato, però tendenzialmente potrebbe vincerlo. È però uscito anche dalla Coppa d'Austria e risultati che non sono in linea con la storia del Salisburgo recente, che l'ha sempre visto tra le primissimissimissime posizioni con 50 punti di vantaggio sulle altre. Al suo posto viene promosso Mr. Cinel, che ha guidato finora il Liefering, che è la seconda squadra del Salisburgo, che lancia tra l'altro tantissimi giovani, poi in ottica prima squadra, e quindi è arrivata questa notizia. Andrea Mazza ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Monza, portiere classe 2004, protagonista di questa stagione, ha praticamente sempre giocato con continuità, e il Monza l'ha voluto così premiare con un contratto comunque professionistico, credo per i prossimi 3 anni, non l'ha annunciato, ma tendenzialmente i contratti professionistici primi quantomeno sono di durata triennale, e quindi ecco una conferma importante per un calciatore che ha dato tanto in questa stagione. Ora parliamo di due ritiri molto interessanti, calciatori che comunque hanno avuto una buona carriera all'estero, in particolare Raul Garcia. Parliamo in questo caso di un attaccante che io me lo ricordo anche come centrocampista, però classe 1986, che è prossimo al ritiro questa stagione, sta comunque finendo la stagione al Bilbao, dove ha giocato per gli ultimi 10 anni praticamente. Tra l'altro ha vinto la Coppa di Spagna, grande stagione quest'anno, e il 1 luglio, quindi diciamo appenderà gli scarpini al chiodo. Stesso destino anche per Asebe,
che è stato protagonista degli ultimi tempi in Germania, in particolare con il Francoforte, difensore giapponese classe 84, anche lui quarantenne, che dopo una parentesi lunghissima proprio in Germania, a fine stagione annuncia il proprio ritiro. Restando in Germania, ecco, forse è il campionato dove ci si muove di più in ottica prossima stagione, perché si è mosso anche per il centrocampo il Friburgo. È arrivato infatti Osterhage dal Bochum. Parliamo di un centrocampista classe 2000 che ha fatto una buona stagione quest'anno con una squadra di medio-basso livello come il Bochum, che comunque deve ancora salvarsi. Il Friburgo lo preleva a titolo definitivo pagandolo 4,8 milioni di euro, quindi una cifra anche abbastanza importante. E vi ricordo che l'anno prossimo sarà un anno di rivoluzione, perché il Friburgo si separa da Mr. Streich, che ha guidato il club per decenni, e adesso si dovrà ripartire praticamente da zero. E nel frattempo già qualche colpettino di livello, perché Osterhage ha qualità, è un buon centrocampista, lo si sta piazzando per cercare di alzare per l'appunto il livello e prepararsi, programmare per la prossima stagione. Bruno Uvini è un nuovo calciatore del Vitória Bahia, difensore classe 1991, che ha avuto anche una parentesi al Napoli in Serie A diversi anni fa, che il Vitória ha prelevato per 515.000 euro dal Gremio, facendogli firmare un contratto fino al 2025, un difensore molto esperto che in Brasile può fare sicuramente bene e che quindi è pronto a ripartire da un nuovo progetto targato per l'appunto Vitória. Ma parlando di Brasile, Felipe Anderson alla fine non rinnova con la Lazio, ma accetta la proposta del Palmeiras. Era stato accostato alla Juventus, alla fine sarà Palmeiras, quindi ritorna in patria, esterno classe 93, che ormai si avvia verso la fine della sua carriera, anche perché ritorna comunque in un calcio che non ha certamente i livelli, i ritmi, e anche se vogliamo sotto certi aspetti le qualità di quelli europei. Però il Palmeiras è una squadra importante, ha grandi ambizioni, quindi non è che va in una squadra di quarta categoria, ma è una squadra molto molto importante per giocare, e lo fa a titolo gratuito perché vi ricordo che va in scadenza con la Lazio. Firma un contratto fino al 2027, quindi probabilmente chiuderà poi anche la carriera con il Palmeiras. Adesso, parlando sempre di notizie diciamo extra, velocemente andiamo in casa Fiorentina, perché il presidente commisso ha annunciato le cariche per dirigenziali per la prossima stagione, confermato come direttore sportivo Pradè, che comunque ormai da diverso tempo a fianco di commisso e che svolge questo ruolo importante in una squadra come la Fiorentina, che comunque negli ultimi tempi sta arrivando in fondo a tutte le competizioni, Conference, Coppa Italia. Non è riuscito ancora a vincere con Mister Italiano, ma vi ricordo che l'anno prossimo si ripartirà dal nuovo tecnico, potrebbe essere Gilardino, poi vedremo, o anche Palladino, si parla anche di Palladino. E il direttore generale, che va a rimpiazzare il compianto Barone, è Alessandro Ferrari, che quindi ricoprirà questa carica molto importante comunque all'interno del club. Andando in casa Ascoli, sempre parlando di società, è ufficiale l'annuncio della società che la società, o meglio, l'annuncio della società Ascoli, che la società CDB SRL di Giuseppe Mancuso, che già è socio del club calcistico, ha rilevato da Distretti Ecologici SPA, che se non erro è il socio di maggioranza dell'Ascoli, il 20% del capitale sociale della realtà bianconera. Quindi CDB SRL acquista questo 20%, in particolare 200.000 azioni ordinarie, quindi per l'appunto il 20% del club, e quindi diventa sicuramente sempre più importante all'interno della società, sponsor partner, e Giuseppe Mancuso quindi scala le gerarchie, diciamo, e diventa una delle figure societarie più importanti di questo Ascoli, che comunque quest'anno deve ancora salvarsi in Serie B. A questo punto andiamo avanti, parliamo di Gallipoli molto velocemente, perché bisogna parlare di un allenatore, o meglio di un cambio in panchina,
Ecco, in Serie D sono meno negli ultimi giorni perché mancano 2 giornate e poche società sane di mente cambiano allenatore a una giornata dalla fine. E nulla, quindi Gallipoli che si trova nella parte destra di classifica con una salvezza tutta da centrare, un play-out anche potenzialmente da evitare. Vi ricordo il girone H, è un girone comunque tostissimo, ed è arrivata la separazione con Mister Cavallaro, esonero comunque dopo gli ultimi risultati non soddisfacenti, e vedremo poi come che cosa ne sarà del Gallipoli. Restando in Puglia, parliamo di Nardò, molto interessante perché la squadra comunque sta portando avanti la stagione, ma a livello societario è arrivato un duro colpo, in particolare la sanzione per i fatti accaduti nell'amichevole estiva di qualche mese fa contro l'Ugento, amichevole che si era giocata allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò, e dove erano scaturiti disordini e comunque, se vogliamo, violenze di vario genere. È arrivato ora, dopo diversi mesi, una sanzione pesantissima, 5 anni di interdizione al patron Alessio Antico, con l'obbligo di non partecipare a nessuna carica o categoria della FIGC, il direttore generale Toma squalificato per 80 giorni, multa di 6.000 euro che per un club di Serie D è un'enormità, e campo chiuso per una giornata, con quella successiva da disputare a porte chiuse, quindi praticamente una gara dovrà giocarla su campo neutro, a quanto ho capito, e quella successiva poi a porte chiuse. Quindi è una sanzione pesantissima, arrivata praticamente a fine stagione, quindi sicuramente anche in un momento non comunque fantasmagorico, anche perché il Nardò è terzo, si gioca il playoff, che vale poco in Serie D, però ha una certa valenza, ma evidentemente i fatti sono stati veramente, veramente gravi. Così come veramente grave è ciò che è accaduto alla Pistoiese, una Pistoiese che non si è nuovamente presentata nel match contro il Giugliano, dopo quello con il Fanfulla, e come da regolamento, dopo 2 forfè, arriva l'esclusione dal campionato. Quindi Pistoiese che viene esclusa, un po' come è accaduto per il Lamezia Terme nel girone I, anche la Pistoiese. Il problema qual è? È che crea un danno incredibile alle squadre che partecipano al campionato di Serie D, girone D, al proprio girone. Anche perché adesso si è stravolta la classifica in alto, il Ravenna ha perso determinati punti perché li aveva guadagnati sul campo con la Pistoiese, però visto che è stata cancellata la Pistoiese, quei punti vengono a loro volta cancellati. Mentre squadre che avevano magari perso dei punti, avevano magari perso sì dei punti con la Pistoiese, quei punti non gli vengono tolti. Ecco, quindi è una situazione che danneggia qualcuno e invece avvantaggia altri, e arrivata praticamente 2 o 3 gare dalla fine dà veramente molto fastidio, e ecco, definisce un campionato non falsato, falsatissimo, falsatissimo, oltre ai danni alla città e a tutto quello che riguarda il mondo pistoiese. Allora, parliamo brevemente, perché non voglio soffermarmi troppo su questi brutti fatti, perché purtroppo ci ha lasciato Mattia Giani, calciatore del Castelfiorentino United, che ha accusato un malore durante un match di campionato in Eccellenza Toscana. Tra l'altro fratello anche di Giani, del Legnago, che sta facendo molto bene in Serie C, ha fatto già diversi gol, se non erro anche in doppia cifra nel girone A di Serie C. Purtroppo non ce l'ha fatta, ha subito un malore, non credo dell'entità di Ndicka, però Ndicka ovviamente ha potuto usufruire, per fortuna sua, di tutte le cure mediche del caso. Gianni, giocando in eccellenza, no, e quindi purtroppo è arrivata questa brutta notizia che ha sconvolto l'intero mondo del calcio. Io chiuderei a questo punto con con le ultime novità che riguardano le nazionali giovanili italiane, perché nei prossimi giorni si disputeranno diverse competizioni, siamo in primavera, quindi vuol dire competizioni giovanili. Partiamo infatti dal parlare dell'Under 21, che a giugno tornerà in campo con il tournoi Maurice Réveillon, che tra l'altro gli azzurrini disputeranno dopo diverso tempo di astinenza,
torneo che si disputerà nella prima parte di giugno con 10 squadre divise in due gironi da 5, quindi due gironi da 5 squadre che si vanno a confrontare. Un girone composto da Arabia Saudita, Costa d'Avorio, Francia, Messico e Corea del Sud. Nel girone dell'Italia invece abbiamo Ucraina, Egitto, Giappone e Panama, quindi diciamo molto esotico, come competizione molto esotica, con sulla carta le strafavorite che sono per l'appunto Italia e Francia. Vedremo se effettivamente poi si concretizzerà questo tipo di scenario finale. Vi ricordo che la particolarità è che le squadre si affrontano in base alla posizione, quindi due gironi, prima contro prima, seconda contro seconda, e si stabilisce così la classifica. Un modo diciamo un po' particolare, però questo è. Detto ciò, poi parleremo anche dei convocati e tutto. Annunciati i gironi dell'Europeo Under 19, importante perché garantisce anche l'arrivo, l'approdo alle Olimpiadi, se non erro. Vi ricordo, si disputerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e l'Italia è finita nel girone A con Irlanda del Nord, Norvegia e Ucraina, un girone comunque tosto. Vi ricordo dall'altra parte Danimarca, Francia, Spagna e Turchia, sicuramente anche questo di alto profilo, di alto livello, con le prime due che passano direttamente alla Final Four, e poi le due terze che si vanno a confrontare per stabilire chi arriva quinta fondamentalmente. Ma come detto, le prime due dei vari gironi dovrebbero qualificarsi alle Olimpiadi, a quanto ne so, quindi è fondamentale, ecco, per l'Italia cercare di ottenere il pass proprio in questo senso, in un girone comunque sì difficile ma non insormontabile. E peraltro verso fine aprile si disputerà a livello Under 15 il torneo delle nazioni, un torneo comunque importante di categoria, dove l'Italia è stata sorteggiata nel gruppo A. Vi ricordo che sono 4 gironi da 3 squadre, quindi 12 in totale, anche qui di respiro un po' internazionale perché l'Italia è con Corea del Sud e Romania, ma il girone B vanta Slovenia, Repubblica Ceca e Arabia Saudita, il girone C Irlanda, Emirati Arabi Uniti e Macedonia, e poi Austria, Galles e Norvegia, quindi diverse realtà comunque sì importanti, non di primissimissima fascia. Sulla carta l'Italia dovrebbe essere favorita, però sappiamo bene che a quest'età, in queste categorie, diciamo, ecco, non ci sono poi reali favorite fondamentalmente, quindi sarà un torneo comunque complicato dove passano fondamentalmente poi le prime due, anzi le prime di ogni girone se non sbaglio, perché poi ci sono direttamente le fasi di semifinale, quindi la prima va direttamente in Final Four, sarebbe importante centrarla. E vi ricordo che Mr. Battista ha già divulgato i convocati, tutti classe 2009, e questi sono i 22 fortunati, diciamo così. Faccioli del Milan e Sonzoni dell'Atalanta in porta, difensori Bonifazi e Cioffi dalla Roma, Diallo dal Parma, Del Fabbro dall'Udinese, Evangelista dall'Inter, Mercogliano dal Milan, Rocchetti dalla Juventus e Touré dal Bologna. Centrocampisti Angelicchio dal Milan, Martini e Pisati sempre dal Milan, Gian Mattei dalla Roma, Stocco e Zanatta dall'Atalanta. E attaccanti abbiamo Bruno e Limogale dalla Juve, Fugazzola dall'Atalanta, Fustini dal Bologna, Ghieci dall'Inter e Landi dall'Empoli. Io a questo punto mi fermo e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.